Liberi TV, siamo alla Lamezia Terme questa sera e incontriamo Sabatino Savaglio. Sabatino Savaglio che è responsabile del comitato articolo 27 ed esponente radicale qui in città. E questa sera è una serata referendaria, Sabatino. Avete organizzato un tavolo di raccolta firme di questi 12 referendum, ce ne vuoi un po' parlare? Sì, un tavolo pomeriggio, serata referendaria, iniziato questo pomeriggio, tireremo più o meno fino a mezzanotte, la raccolta procede abbastanza bene. Un tavolo organizzato da alcuni cittadini di Lamezia, tra cui Giovanna Trovato, poi con il mio supporto, spinti anche da Giuseppe Candido che sta coordinando a livello provinciale la raccolta. Buoni risultati, tra l'altro poi procede bene anche qui a Lamezia, almeno nelle ultime due settimane la raccolta presso i comuni, sollecitato il comune di Lamezia dopo una fase di stanca iniziale su cui era difficile firmare, poi con un po' di pressione in tutti gli uffici comunali si sta firmando anche presso gli uffici, e in più sempre su Lamezia ci saranno un paio di altre iniziative di gruppi politici vari del centrodestra e del centrosinistra che raccolgono in modo autonomo le firme con i loro consiglieri. Ci vuoi parlare di qualcuno dei 12 quesiti? Ce n'è qualcuno in particolar modo che tu hai avuto modo di approfondire, anche perché poi ci sono i quesiti dove uno è più affezionato ad alcuni piuttosto che ad altri. Quando sono promossi dei radicali è chiaro che i radicali firmano e generalmente votano tutte e 12, però poi nell'intimo di ogni persona c'è sempre qualcuno che sta più a cuore degli altri. Beh, io sto promuovendo questo movimento articolo 27 che chiaramente fa riferimento all'articolo 27 della Costituzione, quindi non posso che essere più sensibile ai temi della giustizia. Chiaramente la responsabilità civile dei magistrati è un elemento che conosciamo vecchio, con due referendum, già uno vinto e poi un altro che non raggiunse il quorum, è un fatto che può contribuire a rendere degno di un paese civile la situazione illegale dell'Italia, che nonostante sia continuamente condannata dalla giustizia europea, nonostante tutti i risarcimenti che deve riconoscere i cittadini per la lunga durata dei processi, per le ingiuste detenzioni, ancora però anche sui casi di dolo, addirittura di colpa grave dei magistrati, per un cittadino ottenere il risarcimento o quando difficilmente riesce ad ottenere un risarcimento, per lo Stato rivalersi nei confronti del magistrato è praticamente impossibile. Ciò non succede per le altre categorie professionali, non vedo perché non debba succedere anche per i magistrati. Possiamo attingere da te qualche informazione un po' più di carattere generale? In Italia come sta andando avanti la raccolta, fino a quando si protrarrà, quante firme sono state raccolte? Quante firme sono state raccolte? Francamente il dato non siamo in grado di dirlo, penso che a Roma abbiano qualche sentore, si spera che con l'accelerata che c'è stata nelle ultime settimane si possa riuscire effettivamente entro fine mese a raggiungere le fatidiche 500.000 e più firme. E sui comuni la raccolta negli uffici comunali si sarebbe dovuta interrompere sostanzialmente venerdì scorso, il 13, mentre è stata, cioè il 6, mentre è stata prorogata fino al 13, su alcuni comuni dove sono disponibili dei militanti radicali a raccogliere poi i moduli nei comuni, negli uffici comunali, c'è addirittura la possibilità di firmare fino al 25-26, per cui diciamo che quasi fino a fine mese si potrà ancora firmare. Spero che sulla mezza ci potrà essere anche qualche ulteriore tavolo, ho visto che alcuni esponenti del centrodestra hanno vidimato dei moduli in segreteria, quindi dalla mezza penso che alla fine arrivi una buona risposta. Sul dato generale speriamo di arrivarci nei tempi previsti, entro fine settembre, in modo da poter eventualmente poi iniziare l'altra battaglia con la Cassazione, con la Corte Costituzionale ed eventualmente col mancato scioglimento delle Camere, come è già successo con altri 5 referendum, per consentire che gli italiani possano andare a votare.
E sulla Lamezia Terme questo è il primo tavolo oppure ce ne sono stati sono stati allestiti degli altri? No, il primo tavolo, finora ci siamo occupati di spingere la raccolta sugli uffici comunali, c'è stato come tavolo pubblico il primo, anche se qualche consigliere comunale, in particolare qualcuno del PDL, qualcuno della destra, avevano organizzato delle raccolte di firme nelle loro segreterie in modo autonomo. Grazie Sabatino Savaglio, esponente del comitato Articolo 27 ed esponente radicale qui nella città di Lamezia Terme.